Nessuno cede, è il titolo di questa affascinante commedia di Rocco Calabrese. Una commedia a nostro giudizio molto interessante e divertente, che spazia con molta naturalezza fra i vari temi di attualità degli anni 70 ed attuali ancora oggi. Il dibattito sul divorzio, conclusosi con il famoso referendum del 1974, misto ai problemi legati alla cura per gli anziani, alla famiglia, in una cornice di usi, abitudini e costumi della Oppido di 30 anni fa. Fa di questa commedia un lavoro assolutamente originale di quest'autore alla sua prima esperienza col teatro. Un ringraziamento dunque a Rocco Calabrese, al quale mi unisce personalmente una profonda amicizia ormai ventennale, ma che mai aveva rivelato le sue eccezionali doti di autore teatrale e a cui va un caloroso applauso. Un ringraziamento a tutti i ragazzi dello Specchio per l'inestimabile lavoro svolto e un saluto alla Fiasca che ha onorato con impegno e collaborazione l'appuntamento di sabato scorso. Un'esperienza bellissima, frutto di un'intesa fra due associazioni che lavorano, si divertono e fanno divertire senza tanti rumori e polemiche. Un ringraziamento allo staff tecnico, Donato Cristoforo e Mimma Gattiello, a Nino Martino e a Giuseppe Esposito per la gentile e concreta collaborazione. Ovviamente da parte nostra un caloroso ringraziamento a Franco Maniello che ha curato la regia, perché consentiteci oggi è solo attraverso di lui che vive, prolifica e cresce il teatro a Oppido Lucano. L'autore voleva dedicare Rocco Calabrese questa serata a tre amici purtroppo non più con noi, Tonino Praitano, Rocco Petruzzi e Don Gaetano De Rosa. Ovviamente noi ci uniamo a lui. Sottolineiamo che ogni riferimento a persone o fatti reali è puramente casuale. Grazie e buon divertimento. Sta a fare un po' di tempo quando non si può lavorare per un
Siedu, cum e vechi? E, vai cum via tu? Ma tu ce ti rumo? Anda, ce te-l rog de o iei? Che vai a panza? Ma che brutto zica! Deve tutto spaventato! Ma sono capo della cosa, come se combini, come se combini? Un che è quasi tutto brutto, tanto si, questo giro, che vuole sentire un maestro? Ah, però io sono contento assai di sto fatto, sono contento assai. Che sa, c'è questo? Si era portato da vivere. Non so cosa scappa ogni dia, io sono veramente contento. Alcuno può pensare che mi ne vaga da te, devo caparlo su, ma sono contento assai. Sono contento assai. Grazie, povero, non è veramente un devo. No, già sì. Ti sei uscito da Lanzaro, basta? Sono asciutto. Sei asciutto? Mia moglie, l'acqua la pallina non ci voleva proprio. Ah, che vuoi fare? Non si comanda la padre a terra, pure che te, te manna te via. Oh no, ma io ho fatto proprio l'uomo di chiesa. Gli mando scritto un cuocuccio fra casa giovane, poi è proprio concertato. Maculata, maculata, mi duce a me, hai per sé contento sto fatto. Ma essere, chissà, dopo tutte le taccarate che mi ha dato quando era zicca che ci va la scuola, forse si è ricordato me, o forse cordonato, che sa, io sono sempre contento sto fatto. Chi avete come ne rispondete la gente, non ci quanto avere. Pure con il maestro mi hanno attaccato a tutto quanto. Ma fai se lo buttare proprio lo teva, mia venuta. E lo sai, la ti sai solo, ma già fa col gamato. Non perdimi un chiacchiero, va. Ti sei asciuta da zaro, basta, da fare un mazzo di foglie, sì, no? Ora mi sono asciuta, sono fregata da foglie, tutto quanto sta volta. Ah, ma sa capi che è stata questa idea. Gli cava il padrato lui che un ruggiolo. Parlo. Parlo con tu fresca, come vedo tu il tizio d'acqua se ne stai seduta a casa su quella sedia. E i ritti si vengono passati da volte sugli. Ma sta ferma, niente che io, niente che io. Subito stanno a uccidere. Non momento che faccio un dinno in danno a raccampare, non momento a piersi che vengono le orecchie da Marta e piatti. Devo fare, devo fare, fammi sentire. Ma va che avanzate come fumino, siamo un po' traietti, non manzo di fuori. Ma che avete dato, fa mangiando, la cucina fu tutto. Ora, già fa pure un camariere, mo. E sentivo, dove sei tu, generale? Ho canaggiato. Si è fatto la piazza con il balcone e muoio il rubinetto. Tu vai chi fa c'è grande e chi vuole comandare. Tu vai che zan zan. Si è fatto accattare un matarazzo, non uno che si è fatto accattare. E quindi facevi gli affari con la canna, c'è di città a Milano, ma di tenuto. E come è preso? Ah, ma poco aveva facevi conto. Muovere, muovere. Papà, ma guarda chi ne dà quello con qua. Questa ruella non è certo, eh. Io non c'è niente, che io facevi schifo. Penso me ora usassi, eh? Ah, papà, sono finito anche a me. E ti pare nu? Io sono già 3 ore che sono andato. Dopo che c'è capa di passare da lì. Io ne avevo capisci, eh? Io ne lo saci proprio. Spero solo che avrò rendito conto quello che faccio. E tu hai usato prima di mamma. Anche che sta fuori. Beh, ma cosa faccio la sola, fuori che mi aveva usato tutto il mattino? Io ti mandavo a potenza, non da solo, però. Sì, ti c'è mancato che mi accompagnavo tu, dottor D. Ma sta cosa che mi hai fatto non te la faccio proprio per tu, no? Che è lì che parla di questo musico? Ah, non capisci che arcana era femmina la testa alla cazzo. Basta, non si scuola. Ma dove? Quando avevo detto che a quelli calutava la stamina. Ma sta Antonia, hai saputo che è successo a Giovanni? Tutti poveri. Si è ritratto per spezzarsi la mente alla casa sua. E perché? Perché le femmine ne passano la cera sopra la mattonata. E se siamo tutti? E ancora mi si chiama un bagno stamattina? Io, un generale? È la moderata in questa casa. Sa lasciare pure blu cacatù. Hai tempo noi se ci fa cacatù pensiamo sopra il gru. E trovi, è proprio una zanga tutte le volte. E non sappiamo che tanta malattia. Eh sì, è meglio che stai giù su se qui avrò malattia, no? Malattia,
malatei, ne-ați apăleară tot a malatei. E să facem o pură de turmă. Certo, solo che il garancio lo facevo, io non lo che vuoi fare? Tanto se andavi l'altro dio la stessa musica, quelle campanelle come scavavano. Ava, leggi buona mamma che ogni tanto vado a capire un malo santo donato. No, la pagliaretta è un malo santo donato, la vado per sempre. E dopo come si combì? Come si combì? Non te l'hai cagato, ma la carca sopra spalla la faccio tanto non guardi. Comunque, è che è successo a Giovanni. Beh, se si sbaglia, mi dica a mio compagno quale... Sì. Solo ti dico, che quando si mette la cera con la spanna canna lì? Sì, e mi dica se ti metti su, se no... Ma sti giù, non vuoi che proprio... Ma io spero solo che faccio, sapete quello che faccio, te? Va, come la fai, va. Non niente, tu, stai solo ruzzolata la mattina e la sera, così... Ma ti sei scordato che non sono pure calza, va? Perché si marco? E questo è nulla! Se vogliono fare la legge come quello di forza, come passarlo di forza, la madre di tutti i colori, di tutte le cose di colore. Libertà e civiltà! Libertà e civiltà! Libertà, sì, ma non è libero, ma non è come pensate voi. Libertà non significa che vogliamo fare piano. Se no, c'è a pensare che erano meglio i tempi di Mussolini. Non parlate che a me non è un ambiente, che non è ragionato mai. Chi è che parla di politica? Non capisci che quando scusa è la conta a marito? O ti piace o non ti piace? Sì, aliena che tu. Aliena? Poi sta dicendo che sarà così. Non hai capito che se il marito mi sta capire l'osso. La legge te lo dico. Non ha ancora votato che se non già pensa a scucchiare. Può mangiare? Ah! Può mangiare? Ah! Ma scusa, non vuoi solo mangiare? Ma basta chiedere, ma camminano meglio! Quando cambiano, tu fai proprio grazie, signorina. Come ti senti, sommati? Eh? Come ti senti? Come ti senti? Ehi! Ti ha detto che quando parlo con me, mi dice voi! Come mai? Sono io che ti ha già detto... Ma tu, ma sei strano! Quegli altri, da mia figlia! I giovani sono figli a figlia. Solo tu sei come i crocchi dal grano. E tu, perché stai da casa mia? Posso dire? Hai visto come ti vengo, hai visto? Come ti può prendere guardare? Tu hai fatto pure quella vecchia paga da guerra che tengo. Tu prendi tutto, tu prendi. Ma che è che hai capito stamattina? Vedi che mangiamo. Ah, ma mangiamo. Madonna mia bella. Acqua sola ci può di aria. Quando la sua stagione qua era mosca non c'è accosta. Che mosca? Ma a poco te lo flitto. Tatarano, perché ogni mattina mo crolla la seggiana? E mi dici pure perché non andava a tuo calo pesciato? Ma vado su tutto che dico lo mio. Io non posso fare nessuno sforzo. Però prendi, puoi far sforzo. Allora, a me, no. Prendo te, tre pasculotti a pirte, e un mattino mi ha già sentito lui a cantare, mi ha già sentito. Tatarani, chi è? Lo figlio di Cagnucci che non ti faccio d'ora? E per qua, grano! Sei stato un po' accorto, tornato, c'è un libro a pirte, dice il poesia. Che dici poesia? Poesia? Qua poi non si cala, vedi? Che l'hai combiato, scudi è malato. Ma è giù a dito, non mangio dieci per nulla. Tatarani? Te la sei messa la supposta? Ah? Te la sei messa la supposta? Che sai quel quello, se ne può la posta. Come raste, che non sono tutta buona a guardia. A chi capite? La gente te la sei messa la supposta. La supposta! Ah, la supposta! Che devi capire? Avevi capito la composta. Ma che cazzo? Sì, è una merce mista, sono scomodo con lui. Tutto buono. Tutto buono. Ma non vuoi tutto buono, non c'è trovato la supposta, non c'è tutto buono. Ma domani non gli sarà passato il prodotto la supposta. Ma che c'è, se non sono papà? Che è la casa prima? Mica non mi avete nascosto nulla, siamo venuti 5 minuti. E ti metti pure tu che faccio una risata tutta trenzerma. Nulla, papà, nulla. Natale che parlo. Ma come non? Ma qui a
și de costă și tășită, e lucrul nu de automat să apeți! Ce le? Răzutie vreo spine nu s-a întâmplat să dai canariu, că ai grijă să mă alegi. Ce? Ce? Că atat că nu vor! Tu nu s-ai de zic nu! Da! Mă mă lăi că mă facă! E passata pure anni che tutto pure andata a devo. Madonna mia, la panza! Madonna mia! Ma mo zio arredo, ma mo zio! Ma saranno quel cancro sopposto, va bene? Madonna mia! Thank you.
Veramente, danza veri, mi ha detto domani a segnerì,
casi femmine giudiziose, di chiese, e preparare cose, dottor, a mestiere d'altra cosa, no? Non sai come sono le gente da sto paese. Hai a Braga una sera a danza media, ti fanno una breve che cava tu suono con di cristiano. Sì, ne, sì. Ne. Ma se non mi decido sto benedetta fatta, e come mi posso aiutare? Tu non c'è d'accordo, se ne le dico fatta, va bene che è una femmina giudiziosa, ma mica uno canto qui. Sento da sto suono, io non suono che posso fare, avrà fatto 8 di una terza. Te lo ricordo lo maestro Filippo? Filippo? E attorno, in giornata andava a fare una stretta. E dico che tra sì una luce così forte, donna, ma così forte che la mattonata pareva uno specchio. Tutta la volta così si apre una porta da fiera e comincia a essere tanta vicina. Ma sai, bro, tutto questo di bianco. Dillo, maestro, prego. Dillo, maestro, ma non mi dirà. Diana, fammi dire un po' su. Era carne, fammi dire un po' su. Presto. Dove ero? Viste, camminavano una a Piersalau di città città. Ci credo allora che si agiste una furata uomo che veniva la via lì. Io si avvicinava, quando ero andato vicino che si potevo dare la noce. Io ero un maestro politico. Fai sempre parola che ti dissimo presto. Ma colà, ma fai scordare che mi ha detto. Si è avvicinato vicino a me, no? Ha Michelino! Così mi chiamavo quando ci vado a scuola, no? Sì. Poi ha detto, devi aiutarmi! Ma io non mi ricordavo che io ero morto. E pensando a tutto il taccarato che mi ha dato quando ero zicco, non sapevo come era proprio a fare. Ma si dice, si fa l'ora. Quello fu che mi ha letto in collo pensiero, ha detto, no, non essere in collera con me. So che mi hai voluto bene e che mi puoi perdonare. Poi ha detto, sì, buono. E non commettere peccati, perché per quello che devi fare ti voglio candido, innocente come questi bambini. E affattami sei creato. E digli come teneva la bocca, presto. Ma se ne mi fai parte, ah? E vedi che mi sono fatta pezzi capito. E non ha tanto voluto, ma vai da l'occhio sto. Sai, tu dici, vado per la carne, te la faccio malevito, ma guarda. Hai visto com'è candido e innocente? Candido e innocente! Oh, Luci, siete qua, mo stiamo! Voi la vita vuole bene, e voi più di prima! Beh, siete qua, e hai finito tutta la scuola! Come sei andato? Che finché si scorda? E puoi far luogo per lui, mi chiaro! Cioè, proprio te cominci a far luogo che andando io ti stai come una fredda cotta! Ma io non faccio che mi mantenne, state! Ma io non faccio che mi mantenne! Se ti fai chiacchiere, ma me lo vai proprio! No! E c'è cosa che è, no! Ah! Ma non mi piace il suo comportamento! E manca a Dio, ti dite la fortuna di stare alla grazia di Dio e non la sapete apprezzare. Non ti fa come i comunisti che verso la grazia di Dio. E poi, se hanno potito alla voce degli morti, significa già un domani dal loro posto. Io mi vado. No, lascia stare la faccina. No, non ci sarà mai più, siete in quanto a girare la capa, siete. Non ci sarà mai più. Anzi, mo, voglio dare che buon nuovo a casa, va? Madonna mia, quanta timbra mi passavo! Ma scusate, un altro 5 ore, aspettate già passare di qua! Che già spiegate! Oh, fammi dire ce l'ho fatta, sì, beh! Sì, sì! Dove è il manuale, che mi sono scordato? Dove è il manuale? Puglia e dici che quando un maestro ha aperto la bocca! Ah, dai il manuale! Sì. Dopo che avanti, sì. Allora, scordi! Dopo che mi ha detto che devo essere candido, innocente come creatura, ha spatandato la bocca e faceva Ma benedetto, tu creato! Dopo l'aiuto
a suportar bene con lo signor Lieto Stenato. Ah. E tu, Lucio, puoi da qua con gli Dopo una ditta, devi essere uno di questi bambini vestito di bianco. E ricordati queste parole. Queste parole, donna, non me le sono scordate, la tengo sempre dalla memoria. Ha detto tre vodra, ha detto, nessuno cede. Nessuno cede. Ci avrà voluto dire? Veramente, senza veri, ha detto che i contenti siano pigliolosti, insomma, i creature che fra 15 giorni si facciano la prima comunione. E tu vuoi dire tu a questo, mi hai detto, ma tu vuoi dire tutto? E voi, solo perché Danzaveri gli ha detto da così, questo sta presente che la sento la bianca ancora. E non ha valito tutto il paese, non ha valito tutto il paese. Non, signor Maculato, non è così. No. Danzaveri ha tenuto una illuminazione che ha capito subito il significato di un suono. Questa non è una cosa brutta, la fa. Ma finisci un po' da sto suono. Ma... Donna me. Dimmi c'è vuoi, ma io non mi faccio da capace, mica. Già strutti i soldi per vedere che arrivano le corrucce. Visto che tu voleva si bene, suo maestro, perché non ha pensato pure a mandarti i soldi, eh? Ma con la volontà di Dio, altro non è che la volontà di Dio la volontà dell'anno creatore. E non tiene prezzo, non ne pensate niente. Non tiene prezzo. Il maestro ha detto nessuno cede. Questa è una buona parola, poi dice che non abbandonare una rosca un buono. Ma io volevo messo su dalla voce che entra da lupo. Ma vedo lo vecchio, sta dicendo città, che non è una bella che va a sfoto. Sai che volevo fare? Ciamo noi dalla camera a fresca. Sì, ciamo. Ciamo dalla camera, ciamo. Hai ragionato? Vai, ciamo. Ha ragionato la creatura? Ma voglio con lui, dai. Sì, infatti dice un punto da te. No, tu punto. No. Prima la ragionare e poi... Sì,
tempo non ha pigliato Antonio, dice che c'è pure un uomo sui, so. Ma quest'auto, amore. Hai visto cosa per voi? Gli uomini grandi le c'è ancora, sì, gli ha fatto. Tendendo pazienza queste cose, non lo capisci una volta così. Ma mo che c'è mamma? Te devo andare alla buona meglio, se non la fornisci lo spoglio di stamattina, eh? Va. Ma io non lo posso, sto libro. Un libro? Ah, ma non lo posso. Caui, caui, e poi lo fanno, eh? Che sono 173 pagine, eh? E da un anno che lo legge, prima che lo signor mi chiama, già fornisce. E poi la pagina te legge, capo? Capo, quando la giovesca? E quando sono? Da qua sono 42. Da un anno, 42 pagine. Ma croce te l'hai apprezzato da quanto, donna, se no non ne vale da donna, mostra. Siete? Sì, sta già dicendo una cosina la riccia. Siete? C'è intestata sempre una pagliata, vuoi là? Ha malato la stessa panzata? Quando vengono neanche le cigli, non guarda a te. La pagliata è solo l'uomo, fai qua, guarda subito da posta. Ma no, a me vuoi fare faccia rosca da gipa sì. Questa cosa che avrà tutto qua. Però io credo che qua bagnato, ma per una propria pizza. No, come dice no? Ma sapete voi, l'ho fatto tanto. Niente ci era messo. Ah, vabbè. Siamo in vita, sì, siamo in vita. Non ci dà. Sì, non vai, Tom. State attenti che non gatta scalza. Lo siamo di. Sì, sì. Oh, no, no. Ah, è fornito da lei di subito un libro. Volendo Valente, ma quando subito arruisci è tutta un'altra cosa. Se non andavo tutti dieci romani che prima mattina figlia mia, che c'è bruciaria, ma tocchi. E c'è quella speranza dei maschi. Chi li caravotta e se la squagliano. Mamma, te facciamo sta vita? Ma chi te l'aveva tanta forza? E chi me l'aveva? Te viene da solo, te viene da solo. E non servono manco lacrime, manco guastemi, te era rassegnata, sapendo che custi io lo posto tu e basta. E che serve scusare, dopo la vita, stipo che non in sta maniera? Io mi sono voluto solo per crescere con i figli. E se non sia mai un padre a termine, non mi avesse mannata, capace che avevi fatto pure una fessariglia. Ma sì, se stai andando a uno come a tanto, solo lontano a casa, eh? Ma per scusarla avrei pure provato qualche cosa, no? Prevoglio, ogni volta che siamo nati in cuore, è molto focazione che mi ha dato. Come si è fatta la pecora, mi sono suoi. Io spero solo che non va bene, va. Ma io non mi capisci proprio a voce. Che vuoi capisci? Che vuoi capisci? Che vuoi capisci? Hai tempo nostro? Ti presentavano andando un tinto e tu lo scusavi. Non avevo il tempo, manca da domandarti per stessa se ti piaceva o no. Questo è il valore della famiglia che a tanto dovendo hai quattro pizzi. Ah, ma mo sono contenta per voi giovani. Sono contenta per voi che non la pensate come a noi. E ti ha già detto una cosa. Mo che se voto per due forze, io voto a favore. E sei convinto che fai una cosa a voi? Cazzo, per quello che ci passate io, sì! voglio a Sant'Antonio che scappa anche una parola da tanto, ma ci vorrei creare una pizza capizza. Ma tu, mi hai pagato proprio chi arriva, mo? Quindi cambiamo ragionamento, mo. Che te? Ci siamo nuova marina, dove è ancora tu? Mamma, questo mi vuole veramente bene. Ora questo come tutto quanto di auto femme. Facime, decime, credimi tutto quanto all'amore. E quando l'amore non ci udesce, pensiamo sempre che è l'amore giusto per noi. Sembra una zicca, sapeva fatto. Questo l'angelo custode dei mariti nostri. Via mia. Quando ha avuto un S scanna, quanta sentenza gli manca! Ma voglio Sant'Antonio anche uno parlo male da tante!
Tu ce la capă cum noi ne-ar fi? Sotto a sotto, ognuno da noi, mascolo e femmina, domani me ne picca per cenino. E la famiglia è bella proprio per questo, per crescere insieme, per sapere noi per cenino grande, i figli nostri, la forza e la voglia di essere zitti e grandi allo stesso tempo. Beh, io mi sono seduto ma qua, ma sai che ti dico? Fermisci da romici tu, ma mi va a cantare la maestra, io so, io provo a scappare, guardiamo. E muoviti, sì. Non appena ancora. Ah, l'amore, l'amore. Poi tieni ragione, mamma. Quando ti trovo l'amore in addosso, tozzo la così forte. Ma così forte che ti perde sempre non veramente. Poi, a tu che chiacchiere, c'è qualcuno che tozzo veramente la porta. Meglio che vado via, va, che te li... Senti, io fino a stasera sto in paese. Mi raccomando, non mi fai aspettare inutilmente. E parte da te! Sì, mi ha parola. Sì, che è a ruota di mano giusto, perché da quando sono andato in paese, stai dominando proprio con loro. Però, dammi un po' di dire. Sì, sì, Ma chi vuole che sono a capire la cagliarola? Che ne so, il signore che ci ha chiamato a male. Ma poi non lo so, ma io... Mi
dimentico le cose, mi giro la testa, non mi sento più. Pensi che questo va che da un momento mi ha messo la scatola in borsa. Aspetta, parlo con le cuore. Ma se non fa che ti scusate. Però, mo, vatti, mia, che sta aspetta, ma torno qua, sì, ti faccio qualche cosa da mangiare. Tu mi sconsiglio tutto. Ma le ossa. Va bene, Caterina, vado via, vai. Sai, Caterina, io poi per le macchine di mano, come faccio? Ma non è mica tu benzina. Ma se non ho perso le tue, che mi resta il guadagno io? A costo che te lo paghi, perché la fai salmuto. Oh, batti, a questo la fai salmuto. Me la vorrò, che te? Tom, che ce ne rendo più prima? Ma che vemoci? Non ti perdere a bagnare. Io non mi trovo i conti che lo fa sto secco. Ma che risa ci perderò noi morire tutti e due qua? Senti, non mi ritengo pronto per affrontare la situazione. Manca l'atmosfera, manca lo stimolo. Manca il momento di fatica e tenerezza, di impetuoso stordimento sensuale. Manca il coraggio superbo e spacciato che solo l'insegna dell'amore può imprimere sul mio volto. Manca... da quel raro batticuore che con il suo ricco tambureggiante scombusso alle parole precedentemente memorizzate per dichiararsi. Manca... manca Gusto, manca Gustavo. Ma cosa, ma è andato sto pasto? Ma un cazzo ce la so. Ma che modi sono questi? Per l'amico di sé, e soprattutto per il futuro cognato. Tu parlo con cacciare puntato del cane. Non devi parlare di sordo, già vediamo che è in atto. Vai subito a rovesci il parandeo, voglio. Sono sicuro del mio carisma e poi del resto la cultura ha sempre fatto breccia nel cuore delle donne. Saprò dirle tenere frasi d'amore che scuoteranno la sua sensibilità. Melodiosa, la sua voce sarà come tenno di campanellini per i miei tipi. Ruiglio, ti voce melodiosa. Ora la caruscia somma, restandini per facenza d'andarreggio. Ma ti dati con un campanellino. Non direi che sì. Anche se a volte sarà isterica, così come la descrivi, la mia dolcezza saprà frenare il suo temperamento. Sì, sogni, sogni tu. Quando ho due cose, o lo pensiero di sogno da squagliato con un giroggio, o tu una caroscia femmina. I soliti discorsi maschilisti, ma piuttosto devi parlare con me. C'è dite una cosa, già cosa. E gli hai rivelato il mio nome? Fatto un nome, mezzo nome. Mezza cosa? Mezzo nome. Uè, amico, tu non hai uscito a storia. Quando si parla di sposalizia, non sai che la luce luce. Sono di quelli che vengono tutti a parlare. Altare, Anieto, Prio, per tutti gli invitati. Speravo nel tuo aiuto, ma comincio a convincermi di aver corso dietro un'illusione. Sorpresa, non pensavo di trovarti in casa, permettimi che ti stringa la mano. Va fai lontano. Scusatemi, ma devo proprio andare. Oh no, no, ti prego, resta Caterina, ho molte cose da dirti. Vedi, la tua improvvisa comparsa è l'immagine di un buon presagio. Chiedo sempre tue notizie ad Antonio, egli mi parla molto di te, perciò se vieni ci siamo incontrati solo sporadicamente, come se già ti conoscessi da un galà. Mi vengo spontaneo ad dire il tuo. Spero non ti dispiaccia. Forse in questo momento non mi incarno il prototipo del galateo, ma a volte stupide posizioni travisano la reale concretezza di un sentimento. E mi auguro che tu sia d'accordo con me. Perché essere in sintonia, Caterina, significa nutrire, coltivare i medesimi ideali. E l'ideale, cara Caterina, è una seconda pelle e che pervade il corpo di ogni essere vivente. Senza amore l'ideale non potrebbe esistere. Sarebbe come il ghiaccio, bello nella sua trasparenza, ma gelido. Ma come fai a sopportarti tutti gli acquisti? Ma fai dit che i perdonati. Siete, sculpatelo tutto. Caterina, forse mi dilungo troppo in queste mie considerazioni, ma ti prego di riflettere sulle parole che sto per dire.
nutro immensa stima nei tuoi confronti. Ma parlare di stima è superficiale e soprattutto inesatto. Mi manca il coraggio di parlarti guardandoti negli occhi, non so. Ma non interpretare questo mio atteggiamento come vitalità, no. E soprattutto pudore. Un pudore virile impregnato di rispetto. E forse i tuoi occhi rasentano i vivi. Caterina, Caterina, tu sei una rosa nel deserto che nel mio cuore da tempo in atto un processo di desertificazione. Forse il mio aspetto estetico non incrocia di alcuna fiamma, ma sono convinto che la mia eloquenza possa far breccia nel tuo cuore. Saprò darti tenere frasi d'amore che tenerò a te come fossero il mio sangue. Caterina, dimmi che sarà così. Ma come è potuto andare via? Devi ascoltarmi, devo finire, Caterina! Sentiamo quest'altra assurdità, tanto ormai. Dicine che... Beh, ma il capo sta che cito, va? Sì, va, non si faccia scrupoli, forza. Dicine che si ricchione! Che cosa? Si ricchiona! Che con profumi ci come una tocca! È ridicolo! Ma tu faccio è ridicolo, è al tempo stesso indecoroso. Bandendo simili idiozie. Chi? Che mi dica chi va bandendo simili idiozie. Qua banda? Mi dica chi dice queste cose. Ah, ecco la mia figlia, scorso. Che capuzzo, no, no. E tu, lo sapevi che circola questa voce? Perché non mi hai detto niente? Ma sono stato sempre che te. E se parlo una spada in otto. E come lo faccio a sapere? Così è nato fatto, ma è nato uai. Casa te vedi in un paese insieme a cose e ti dici pure che tu vuoi fare un ricchionazzo qua. Casa io vado facendo in paese. Basta con questa dannata insinuazione, la smetta. Chiediamo a Caterina se mi atteggio omosessuale. Che legge domani? Che dici? Oh, no. Dì, non sapete.
Sì! Ma la botte, sa l'occhio tra femmini, di parricchio! Ma l'occhio che te lo faremo! Sa parricchio! Che come non va! Pare, pare! Ma perché c'è questo fatto? Per un pranzo me lo dà per lo sa! Cosa fa sotto? Chi va ascolta? C'è la vita che chi è preo, chi è chiuno, chi va a messa? Chi non faccia le stesse cose vostre? Chi non lo pensa come a voi, non è ombre, no? L'uomo che passa non è tanaut, è l'uomo, è l'utaur. La femmina che ha lo stesso bambino dell'uomo è zoccolo. Ma come infernisci tu pensare sempre solo a modo vostro? Oggi capito perché ci facciamo due volte. Tu dici passare lì? Sì, voglio capisci. Caterina, Caterina, non vorrei credere a queste dannate insinuazioni. E citi pure tu. E se pure fosse lui che gli piacciono i maschi, che cambi? E non me lo dare qua all'auto. Andrea! Andrea! Ti posso la ragione! Ma non credo che te ne fai! E la smetta di trattarmi da idiota! La smetta! Io ho la dignità di difendere e non permetto a nessuno, ho capito, a nessuno, di maltrattarmi e di spezzarmi! Ma scatala se sto signore in da sta casa! Focatela sul malattia! Io come le croce, lo sapete le croce! No, senta, mi ascolti. Dica ai suoi amici che io non sono quello che loro pensano! Ah, e basta, però tu, se devo questa maniera, non fai anche la ragione a loro! Basta, stai già, piace, ciao, amici, ciao! No, no, io resto ancora. Stai qua? Sì, sì. Non mi parla già, sì, ah! Però vai, veniamo! Ma va! Capo, so, una volta se lo dico sotto le armi chiedo veramente ombre, non può, eh? Ah, so che voi avete combattuto durante la prima guerra mondiale. Siete un eroe, un ferreo difensore della patria. Sa, su tutti i libri ho letto del vostro estremo orgoglio patriottico. Tutti voi soldati eravate pronti a dare la vita per l'Italia. No. I libri che hai letto tu sono stati scritti dai cristiani che non sapevano che della guerra. No, non era una minchia arrivo, la c'era facile per i trapiccioloni. Ma certo, ci ordinavano di cielo l'assalto, prima ci, capimmo a fare. Caso non ci morimmo da lampo, morimmo da tonno, che hanno fuggito nel disertore. Non erano eroi, se si mette i cauzioni dopo a dopo, che ne cagava veramente sulla paura, questo. Ah! La guerra, la voto con da soldi l'ha fatto. Mi scusi se la interrompo. Mi preme sapere se lei ha mai ucciso un uomo. Che ha già fatto? Lei, se lei ha mai ucciso un uomo. Ah, la guerra, cacco, ma cosa ci trova? Il mio leggero, ci trova. Cacco, ha già ucciso un capitano. Ah, ha ucciso un ufficiale austriaco. Ma non sa ce lo do ieri, era un capitano mio. Io non lo so ce lo do ieri, non lo so. Che te l'ha circondato? Non me l'ha circondato, no. Ma tu, guarda, professor, sì, me l'ha raccontato ogni volta. Guardimene, piccolo, dimmi. Professor, era una notte che la scuria, professor, tra si va finito, porto sullo culo. E cerchiamo di evitare simili allusioni, però, E c'è la scuria? Sì, ma cerchiamo di evitare. Ma che ci dico? E adesso abbiamo finito di litigare. Poi adesso andiamo, ce l'ha. Andate. Comunque, lui avanzava mangiare chiane. Verso il trincello della segrazia come quattro tutta una tratta non saccio come le fece una fatica a cominciare una spada voglia caro mio e vabbè che proietto come ci viene per io la credo nel regge sotto la mamma mi è detta che madonna mia pensai capo a me che già fanno mi clamo la parata invece c'è niente. Non sei tu un Andrea, e tu, e tre. Non faccio neanche dice passa, non pensa. Come sentivo dice credo da me, fermati o sparo. Io, tuo capitano che te lo ordino, ti accuso di diserzione. Ma... E voi che avete fatto? Ma... E che abbia fatto? Non teniamo mai di turno turno. Mette turno turno, non aspetta nessuno per solo. Cala cubai, per solo, che abbia fatto? Che non c'è nessuno, non turno e la cubai. La via più se gli fece la commemorazione. È morto offrendo il petto al fuoco nemico.
Mi ripensai in capo a me, che mingiari. Sapissimo chi li ha scartato tra trastandini, non mi sapessimo. Ma no. Ma non tutti i soldati le hanno agito come lei, però. Beh, mo, dammi pagina, che so, dammi pagina. Senti, professor, ma mo, lo faccio tutto, forse, tornando. E è buono se c'è, se non c'è, che già fa? Voglio capisci sto fatto. Adesso te lo spiego, sono a sua completa disposizione. Beh, scusate, io ve l'asca già in servizio. Allora, aspetta, devo parlarti. Senta, torno più tardi. Ma come, non lo devo immaginare. Ho un impegno, mi sono ricordato. Ci vedo più tardi, arrivederci. Ora minchia Rio, e voglio uscire da più sana poco. Se ne è accorto pure la grappa con papà, perché io la grappa più sciomunita che ci mai vista, canani e corsi. Quello pensa a Naldo, e pure non se ne è accorto, vai che lo tinto la pizza. Ma questo mi sa che è più sciomunito la grappa. Ma, beh, io mi sento di piccastrocco, che oggi, ma magari c'è tanto ricco. Ehi, madonna, non era ricco. Hai capito che capitano? Come pigliare una medaglia sopra una spada mece? Però poi buono formaglio in via. Se fosse visto i fatti su. Capace che a quest'ora ci cammina ancora questa faccia per terra. Madonna sta coperta. Ma c'è il patazzo da tutti. Ce n'è un altro. Pensare 20 anni. E quello tempo, professore, traversi lo scanno i soci. Al femmino facesse ammalare la gente scrivere una botta sopra. Caro mio, quella che parla, già. Madonna mia. Oh! Oh! Questa è una voce che mi carica. Ma ci hanno donato tutto come il pisco. Ma che vuoi? Non si accasano che adorno, va? Sì. Gustavo, quello un mese mi dà la caccia. Seppene tu. Ma non si muove. Ma culo. Ma non c'è riuscito. Seppene tu. E mi manco lo siente sfiata. Magari ti ho trovato un cliente. Magari ti mi posso suonare un po' sfitti. Da mangiarmi un altro piatto da maccarone croccua se non posso dire da carne. Seppene. Madonna, pare proprio che se mi risciuto. Ah. E
me ne sono bruciato pensando che era morto, tu mai capisci, c'è che mi ha purito. Un favore, non potevo fare, forse mi sarà andata a fare. Veramente ci ho pensato prima. Ah, fatto anche la... Senza vedere per forza che gli uomini. Ma lo portate, c'è fece, Santo Tommaso.
Quando metto a nostro signore, si è sciutato. E poi come si è pentito dopo? Ma l'amma fornesca che sta con me, di una volta passata. Ma l'amma fornesca che sta con me. Ma te puoi rappresentare un usciuto sta maniera, dai cristiana? Te puoi rappresentare un usciuto sta maniera? Ma solo maestra ha detto che... Dai, ma la nome non è chiuso, pazzo maestre! Che come sono guardata a voi se li potesse fare la lavata da faccia prima gli chiappotti! Tutto sente tutto da doiemo. I morselle. I morselle. Donne, i morselle. Sto suono non aveva portato nulla di buono, no. Certo modo penso che è proprio la volontà di un padre eterno questa. E certo altro modo penso che è un crapicci che si è venuto a andare a Madonna, sto cosa graziata. Ma sei come dici tu qua? Avevi scontato i morti da sotto a te, qua? Ma tu non sai che porta rispetto ai muri? No. Senti, o di una maniera o di un'altra, sta cosa la sai e basta, eh? E non ci pensavo. Pesca la faccia di fare nulla. Colucci. Che dico? Ma maestro, l'ha pensato buono, ma che ne dica a corte dove? Non tu hai, mo! Non tu hai, mo! Come hai chiesto la mente? No, maestro, parlate chiaro! Ma vaffanculo, tu che tutto maestro, mo! Cristo mio, ma tu! Ti ha già dato gli auguri con quei dati, tu? Ce lo fa? A sua stacca da poco. Annullate la domanda tua. Tutti i pensieri che tieni dalla casa. Russa, c'è una prova d'ufficio. Ma che la fede che la catia non ce la puoi fare. Come ce la posso fare, donna? Come ce la posso fare? Se da casa mia non andiamo a capisci nessuno. Tu lo sai, se ti posso sempre un consiglio, una buona parola, puoi contare sempre sopra me. Grazie, grazie, donna. Grazie assai. Io me ne vado che ci c'è la messa. State pure. Laudiamo di quello. Sempre un mondo. Rosi! Rosi! Vai, pensate alla ciupare! Che fai da scendere scala? Tu, amore, sei stato un bravo cristiano. Ma questa città, quando passate a vedere, non va affibbinato sproposto. Ma torna in andere su questa donna. Che ne dica corta sta cazzo da veste? Quando picco voto che avendo, manco lo tempo di scambiare i chiacchi.
che sono una magia, sono una magia. E poi, se non mi aiuti tu, chi mi aiuta? Io non ci mai pretese nulla. E poi, come si dice, i figli sono pezzi di cuore. Ma sono zic! Ma quando saranno, sono pezzi di stronzo, mi dico. E mo cammino, fuci, va. Vai a dire che stasera con tutta la sembra sta casa, va. Cammino. Oh, è un bello, amore. Dopo che la giornata da fango. Sono passati gli armadi in armadura. Luci. Se veramente una picca corta, la veste la porto mo stessa, però la mastra, sa? Grazie, buon giro, sa, ci purpuriamo a me. Ma vanno con luce per due, sa? Per due non mi preparo la cantaggia di tamperino. E io non faccio mai gli stessi, c'è la mia brillante. Non faccio. Però, i Murselli, è una cosa buona. I Murselli. Maculata, maculata a me. Mo si torna adesso, la rosa sta a casa, la torre sta a casa. Ma io ti perdono, sai che ti torna tua? Pure un maestro da perdonare. Santa. Siente, meglio non parlo anch'io, se no mi fa piacere. Siete, Colucci, siedete qua. Stasera te ne mangiai. Lo saci, me l'ha parlato tanta ora. A me? Tanta medica, già sai. Ma non lo dici che vuole da noi. Curi, vieni da qua, perché sa che ti è una figlia femmina. Ah, perché sa che non ce l'ha chiamato tu, guarda. Siamo visti tante volte andare a strada, ma non ha tenuto fetta di dice una mazzacca. Sì, perché sarà che un giovane viene picca per un no, faccio. Ma è, non l'ha mai vista da su qua. Madonna. Io sono la terra, cosa l'ha già sapeta io. Ah, ma che se merita? Che ne sappia la causa con la tutta e due. E poi, lo sapevo che io non voglio frastieri nella casa. Chi ci sape c'è razza sonno? No. E poi conosci tutto lo cristiano, finché la settima generazione. Colucci, non muro, vai in nanda. Te lo vuoi coccare qua. Vai in nanda e poi nulla mi aiuta a quella piccinina. In questa casa io già capisco a voi. E voi non volete capisci a me. Non bravo cristiano, mi è venuto in giù. Ma dite fare una cosa buona e tutto contro a me. Ah. Non ne ragioniamo più, sai? Non ne ragioniamo più. No, non mi parla più sto fatto questo, sennò come una maledetta ciarrana, dice. Ma già, è come una maledetta di crapicci vostri. Eh sì. Se non lo so, i crapicci vostri. Ma lui che aveva in attacco. A posto, si sta anche cinta. Diciamo che sta anche cinta. Si vuole andare in uomo, questa cosa. Bravo! E che bella luce, vedi? E che bella luce, vedi? La nuova della cauta, vedi? Una grazia di che non sono fatto stato un tumbo. Prima che era avuto uno cuore che poi spampi la vende. Colucci, sai che c'è lì? La patata sta asciutta a bacchi. Ma se non conosce mai che la mette da mia, no? Devo te calo, che adesso venne a gente. E già avevo tutto buona rete. Oh. Eh sì, tanto che aspettavo, la faccina da vita, no? Eh sì. E poi la giamaregna da vita. Certo, sì, lo faccio te conosci subito, no? Beh, poca meno di cutino me li fa pure. E non voglio sentire di pupetà. Hai sentito, allora? Tu. Vieni da casa mia.
E senti, mo che avevo giungo, che chi aveva parlato? Che te o che me cazzo l'attà? Madonna, amici. Ma posso fare lo meglio che avevo la pace frasca, no? Madonna, se non la prendete stasera, va già pagliato con la natura, tutto tu. Ehi, ma culà! Ma da quando si parla di voi, si fai la capa tesa a te? Mi risponde malamente, mi dici che già fa. Stata a posto tu, ma guarda, se no ti faccio passare chiuso, no, da su mano la frugnata. E stavolta come ti stroppio la faccia. Ma prendi come ti stroppio la faccia. Ma io tutto per farmi fa peccato. Ma come mi hai fatto? Con me sto parlando. Ma la parola sempre la stessa ragione. Stateci, sta. Ma che avendo con un povero Cristo, non vedo accerrato in sta maniera. Tre sbuo porte, se non ti sono sul povero estero, ma voi. Va, vado per nulla. Catarina. Ricordo che hai voluto la migliore da Mingo, gli voglio domandare se gli serve anche una cosa. E io non ci credo a Mingo, cos'è mi conta su di noi? Ah, e tu che non vedi se sei abbonato, figlia mia. Pronto. E capo, da fa dove lo tratti che ci c'è da Grai? Ah sì, che le tue vie tu tenne che mangiare uno Grai, eh? Dove lo tratti che ci c'è, cosa per me? Ah, con te, eh? Io penso a parlare con te, io ti si metto sempre su di noi. Madonna, io non voglio la mia, che sono qui? Dai, c'è stato. Andiamo. Ah, è il tuo professore! Ah, no! Buonasera, buonasera. Buonasera, buonasera. Voi siete in mezzo a me. Che carina, vi ho dato sì, già. Forse mi stupo, se vedete, non c'è una cosa. Stavo sulle da poco. Ma c'è avuto molta forza, sono pure capace che mi sono stata, c'era tutto quanto, ti ricordo di chiarare. Sì, sono fosse un altro, capace che sono a buscare un ritmo, fagli adulti. E perché? Perché stasera viene Alfonso. Ah, oh. Mi tu sparisci, tu che tu titolo? Cattate, sì, diciamo. Sì, come va? Forse... No. Mummo deve fare una bella vittoria da mia, eh? Ah, no, la ringrazio per la cortesia, ma questo rodo della sera non bevo mai. E poi, ne vacci su, ne vacci su. Ma se vuoi citare qua, ma Antoni, quando si parla di cose serie, non si dà a me la vada a sedere, va. Fate una birra, fai cerimonie, professor. Ma se vuoi, non lo vuoi, lui. Ma lo faccio questo sacrificio, vero? Non lo vuoi, vivo. Che sarà? Russai che non mi ha fatto vacanza. Ma non è che... Che faccio danna? È bello vedere le premure che Caterina rivolge al nonno, vero? Professor, questa è una femmina d'oro. No, che è figlia a me, ma che sono sposo con terra, ma la sa. Lo so, e a tal proposito colgo l'occasione per rompere il ghiaccio e per dirvi che il motivo della mia visita riguarda appunto vostra figlia. Oh! Carlo, ma ci perso un po' da voglia? Posso andare a ci perso a casa? Ci vado lì! Ma proprio adesso? Ma un professore non tiene tutto, solo per stare a casa, andalo tu, però, fate sì, scappa. Un po' da voglia. Ah, la guarda che hai va perso. Se per mano in mano, capite anche un biscotto, non lo do per sole, guarda. Grazie, grazie, non si scopre. Andai scattaggi lì. No, non un biscotto, una cosa. Oh, sarà che un giovane non si è andata buona e non vuole lunga, va. E poi è meglio che lo accompagna alla casa, Antonio, si sa che c'è pure un pensiero porta fuori. Signora, guardi che io sto benissimo, non ho nessun problema. Ma che è che te ne tentare a noi? Ne pare proprio che lo volete cacciare. Forse non eravate preparati alla mia visita. Certo, devo ammettere che anche per me è piuttosto imbarazzante. Appunto, li potevi scegliere, Ma che senso ha rimandare ancora questo incontro? Ormai ci siamo. Si tratta solo di trovare le parole. Figa trovata, arriva mezzanotte. Curo, da barare, già cascolesce, e se non ci siamo, io facciamo qua. Ma trovate te, che cascolesce. Cacco, non andateci rispondere, mica prima, stai cercando la gente per l'esco, sono volutato. Io sono volutato. Non mi trovate te. Basta ci massimo vai in questa casa, ma io stavo! Ma lo professor, sono 45 litri, lo cacciato, ma non c'è, ma se mi è giunto! Dato, lo metto per l'uomo! Ma no, lo metto per l'uomo! Madonna mia! Signora, non si alteri, non si preoccupi, vostro padre è una persona gentile, chiede e fa bene delucidazioni sul caso politico-sociale di queste ultime settimane. Mostra. E in questa occasione sono ben lieto di chiarire i suoi dubbi. Mostra. Buona tarde. Ma Mattina, ma chi ti ha mandato? Mattina! Prima di inoltrarci a fondo sull'argomento del divorzio, ritengo opportuno chiarire il grado di importanza dato dalla società moderna alla famiglia, sua sacra istituzione. Intorno a questo scottante quesito si disputerà il referendum.
ciascuno di noi deve cercare la risposta dentro di sé, senza badare troppo ai consigli della Chiesa o alle promesse del fronte comunista. I preti, lasciamoli abbottonati nelle tonache delle loro contraddizioni, e altrettanto dicasi per coloro che sventolano drappi rossi. Sarà la nostra semplice quotidianità, sarà la bilancia delle nostre esperienze matrimoniali a farci decidere a chi affidare la palma della vittoria. Io sarei propenso a vietare il voto sul divorzio a celibi e nubili, perché estranei alla realtà del matrimonio, il loro voto non potrà avere valore di certezza e trasparenza. E questo è il motivo della mia astensione. Certo, sono ben conscio di affidare in questo modo il futuro della nostra società alle fortune di alcuni e alle disgrazie di altri. Ma purtroppo le democrazie si basano su questi controsensi e le future generazioni saranno costrette ad adeguarsi alle decisioni prese con timore o con ardore dagli adulti. Farò. Io non lo capisco come parla questo. Che lo capisci, che lo capisci? Se non puoi stare già in dalla forza. Ma questa forza? Dice buono, professore. Chi non è scusa? No, vi da parte questa votazione. Passate vai figli a chiesa papà, no? Se fosse per me non facessi già avuto manchi i vecchi rumasi qui. Ma questo sono ragione. Ma sono un rapporto, ma guarda, vedi. Chi è Camozzo? Camozzo, di mamma. Lascio. Ma sono da sopra! Sentite nessuno! Ma come nessuno? Ma questa è una volta, signora! Una volta vai! Ma io non mi arrendo,
Io non mi arrendo, io non cedo, altrimenti impazzirei! Nessuno cede! Nessuno cede! Senti! Ma che cosa va bene? Stiamo buono, stiamo buono! Dammi! Fermo, Hanno fatto tutto loro, eh? Prima hai detto che ci va a chiamare per lezione a me. Spirito Santo a me. Ma poi io sono venuto in questa casa con ottimi propositi. E però voi se fate così mi fate perdere la dignità. Hai ragione, un giovane. Pure per scurbagnarò. C'avevo ragione io. Ah, altro che hai perso di memoria. E voi come fate a sapere? Che vuoi? Voi avete visto chi è stato. Ah, allora. Ma tu vai da corso. Tieni, tieni, che hai il principio di andare solo. Tu ti Scusate la mia intrusione. Ma sappiate che io, prima o poi, vengo ad importunarvi. Come potete constatare, vesto di nero. Sono le vostre azioni a cucirmi addosso questi abiti. Lo so, siete curiosi. In questo momento state interrogando voi stessi sulla mia identità. Io sono abituato a comparire senza inviti né presentazioni. Eppure dovreste conoscermi molto bene, perché sono il vicino di casa del cuore di ognuno di voi. Su, sforzatevi. Chi abita dentro di voi? A chi spesso proibite di parlare, o peggio ancora, non date ascolto? Più di 100 anni fa, qualcuno mi personificò in un grillo che saltando di qua e di là si disperava ad ammonire un burattino. Sì, avete capito? Sono la vostra coscienza. Stavolta però, immaginatevi che io abbia le sembianze del defunto maestro Filippo. No, vi prego, non etichettate in come oralista. È un termine senza senso. Ho ingannato il povero Coluccio, come voi tentate di ingannare me. Nessuno cede, ho detto in sogno. E l'ho ripetuto tante volte. E questo motto è il mio più grande cruccio, perché vani risultano i miei richiami. Abbiate almeno la coerenza di dirmi che è vero. Nessuno cede. Nessuno abbandona il proprio moralismo, la propria ipocrisia, il proprio dannato egoismo. Questi sono i muri dell'alienazione, dell'individualismo sfrenato. E vi affidate alla politica, alla religione, per potervi meglio abbracciare e subito dopo accoltellare. Abbiate il coraggio di fare tavola rasa del vostro moralismo. Denudatevi dei vostri ambigui arrivismi che vi faranno approdare su terre dove vi scoprirete confusi, incazzati e quasi inutili. Estranei a voi stessi. Papà, non dici più nulla. E che c'è? Adesso facevo un matrimonio e non sapevo. Contente voi, contente tutto qua. Come ha detto, ma qua, io la puntato così. Ma voi non vi dovete preoccupare. Io la saprò fare felice a vostra figlia. Che bella. Voi giovani promettete mare e mondo. Facete da capo a posto. Ma come la pensate? Non serve manca mamma e manca a tale. Se ci fa felice a figlia. E quando non sei più capace, che fai? Fate che dico sotto i piedi. Papà, non zino, piccolino, sapete che capace. Ma che sapete? Ma che sapete la vita?
Già vi ha cominciato malamente, con la voglia angolata lì. Ma non potete vedere come sta facendo le cose. Senza fare quella brutta pure con il professor. Oh, se l'ha cercato it. Io non vi faccio capisci bene bene che ha perduto il tempo per tornare a me. Oh. E hai fatto trasisto giovane da casa. Ma non sa come si va a comportare. Non hai detto che manca per immaginazione la facoltà gli pare e piace. Eh? Io non so c'è un paese sui come sa. Ma in da qua si faccia come dico. Se avessi la sonata faccia a me tutto il progetto non ha capace di iniziare da lì. Manco qua in e manco da fuori. Se no non c'è la capa a tutti e due. E manco più bella vado qua. Hai capito? Come ho detto, si è fatta la volontà del Signore. E pure quella vostra, eh. Però se permettete, io devo andare. Domani sta il mercato a Bisceglie e doveva essere già là. A Bisceglie sta il mercato. Beh, grazie ancora per avermi accolto in questa casa. Buonasera. 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 Come fastidio? 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 Da quando è tempo che erano usciti? Però non si è fatto mai accorto di nessuno. Ah, è serio? Serio? Facciamo una farnuta. Pensavo a tenere piscina roba rosso. Ma, non era parlando. La sola cosa che abbiamo potuto controllare noi lui, è una cosa. Sì, quando va a Romescegli è tutta la notte. Ah, Santa Notte, sì. Ma stasera così. Una botta di fucile, eh? E vuoi tenere di più il professore? Sì, ma ho fatto tutto questo, ci voglio che professa papà che non sono merito, vero? Ma è così, gli passa, piano piano, col tempo gli passa. Con la banana me la mamma taranna, per papà professa la tarda per scusarmi. E tanto non è nere come a noi. L'ho contato, ho fatto. Stai grazie di accucciare. Fino a quando il signore non aveva scucciato. Una cosa buona di tattare stasera. La leggenda qui dove non è nascita un tappo di forza. Dille a me. C'è la caffaita. C'è la caffa. Con la morte mi ha scucchiato la migliore, c'è la caffaita. Ma non si accontenta mai. Non abbassa il patraterno, può pulire se la metta a scucchiare famiglia. Com'era bello, mamma taranna. Com'era bello quando anzio pesciera messo, com'era bello. Se le conoscevo niente a tutto quanto d'altro. E tu ci fai grande, ci si te le pare. Buono. Tempo passato. Ecco un ricordo sempre. L'ho giocondato, ho fatto il ciccio, l'ho fatto, quel grano. L'ho giocondato. Ah, che si scusava senza che non ce la magliera. Solo che la prova di erano rignose. Ecco il frate, tutta la sera, per la sua mano è più. Sa che si accostava che voleva, capito, fossero izzi, no? Ecco, ed è. Io non lo so, se scuffo mai ghiaccio! Ah, no. Un povero frate mio, non ne potete più. Non ne potete più, se ci va come sa. Solo che a molti arrivi, invece di dire i conti città città, se mi sa gradante, ma gli stanti di nero. E i cristiani che c'erano, le grazie ne hanno tutti fatto su. Un paio di dopo, gli cacciamo la canzone. Ah, ho fatto la canzone la prima volta che lo sento, però. Con chi sta canzone? La canzone? E chi se la ricorda, figlio? Io ho passato tanto tempo, ma come faccio io? Quello... Che già trovava, non lo ricordo.
Cervinca bella, te lo vece, non te lo vece. Sto portusi è come una sciabella e tutti gli angeli da che minga voce, minga bella. E vedete che canzone, poi non me la ricordo più, è passato tanto a dire che se ne avevo più questa libero. Ma frate non è questo oggi, ma gli altri mi fa passare tanto a punta, vista greca. Ma ci contate quello che fate? Guardiamo nel teatro che si può tutto insieme. Ma non ci contate. Ma comunque c'era sto che ha ruota la sera e si può tutto insieme. Insieme, chi, fin, come, lì. La ruota che i piccinini si addormescivano, si accostavano e... Non ti capite, facevano solo vizi. Una sera, tra tante cose, si rompe lì. Si rompe lì. E i creatori danno la paura, la gente fa i chianti quella sera. Un povero uomo, che aveva fatto? Si è messo a aggiustare meglio, lui. L'ha aggiustato la meglio, adesso può tornare da lui. Ma non sentiamo più giustizia di creatura. Morirsi a costava rete, che... E poi danni che si è andato un grano. Ma lui, disse, ma è venuto da forte, che adatto lo occupa il terreno! Bravo! Mo sono piccastracco veramente, tutta sta giornata qua. Non c'è qua, prima che sono la grazia da cominciare a mangiare la mano, occhi giù lo vuoi, c'è tu. Ma da romescio lì, c'è tutta l'altra. Romescio lì. Madonna mia, quanto ha fatto si può raccontare? Gli è fatta notte, Madonna mia, gli è fatta notte, e non me ne so donato. Tengo lo cuore strazzato, e nero, mi stringi i denti. Come segretario mi tengo tutti, e faccio come i gridi. Che scusa se faccio la sento. Gli è fatta notte, e io non me ne so donato. Perché è in da me. E tutto studiato. Madonna Santissima! Non ha fatto più domani voce stasera! Eh? Non ci prendo un comunicato, Luigi! Io me ne sono donato che hai fatto no! Un quadro si è con un quadro senza lui! E lo puttito in prezzo a Santa Paolo. Fatto, si è scettato in della fagna. Tutti i cristiani si hanno mucciato sotto il cubino. Sono lui, si mi minchia, lì vengono da te.
Antonella Magnello, Carmela Festa, Mauro De Felice, Franco Magnello, Nuccio Lanciarotti, Antonietta Polifiso, Vito Marone, Saverio Grimaldi, Bettina Esposito, Antonino Palumbo. La suggeritrice Raffaella Magnello. Volevo presentarvi l'autore, Rocco Calabrese.